Eccovi a voi Ted, che io lo chiamo Polifemo perché ha un occhietto, però è diventato uno zuccherino, guardatelo, come lo dobbiamo chiamare, neve per il giusto. È meraviglioso, io dico sempre che voglio mangiarlo, non so come dire, voglio mangiarlo di baci, voglio aspirarlo, perché è veramente una palla di ovatta, di una dolcezza immensa, e anche il capo qui dentro, perché è molto sveglio e molto intelligente, ha imparato molto presto l'arte dell'arrangiarsi. Questa è la dimostrazione di quello che facciamo. Teddy non sarebbe sopravvissuto mai nelle situazioni in cui si trovava, perché poi succede, appunto, lo abbiamo visto anche ieri, che qualcuno, il più debole, si allontana dalla cucciolata. Teddy l'abbiamo trovato fuori, fuori dalla baraccopoli, ed era, vi ricorderete, ferito in testa e con questo occhietto perso. Questi sono i fatti che contano. Se poi succede che c'è qualcosa che non piace, che c'è una cacca di troppo nel rifugio, una rete che non piace, qualcuno potrebbe benissimo alzarsi dalla poltrona comoda e venire a pulirla quella cacca. Noi facciamo quello che possiamo e facciamo tanto. Questo è il risultato tangibile dello sforzo immenso e dell'amore che noi mettiamo per loro. Chi non ha un cane non può sapere, non può capire quello che costa. Costa tanto per le visite, il mangiare, i vaccini, sverminarlo, portarlo a controllo, perché loro, una volta che noi li prendiamo e li portiamo al rifugio, cerchiamo di dargli il meglio. Il meglio significa quello che possiamo, non possiamo dare più di quello che abbiamo. Ecco perché noi cerchiamo e diciamo aiutateci, perché poi i cani che prendiamo sono pure i vostri, perché siete voi quelli che li salvate. E noi li salviamo a livello fisico, a livello mentale, a livello di stress, a livello di tutto, però quelli, come devo dire, quelli che li salva siete voi, perché se non ci siete voi, noi non possiamo fare niente, niente. Come diceva Laura prima, poi andate a vedere una cacca, andate a vedere una ciotola un po' sporca, che la sporcano loro perché noi li laviamo tutti i giorni e quindi andate a trovare il pelo nell'uovo. Un'altra cosa molto importante, è vero, dici, li avete portati al rifugio, sono tanti, certo, sono tanti, ma sono vivi. E la Appunto. cosa importante è che sono vivi, vaccinati, sverminati. E tutto quello che c'è, tutti i controlli necessari, anche le analisi, tutti i controlli necessari che si devono fare. Almeno non sono a rischio di morte, e questa è la cosa importante che noi crediamo. Poi, Poi, collaborando tutti insieme, invece di continuare a cercare di mettere il bastone tra le ruote, forse potremo fare di meglio. Sicuramente potremo fare di meglio. Stiamo cercando di fare una raccolta fondi che sta anche molto indietro, per cercare di creare delle migliorie per loro, non per noi, per il loro rifugio. il loro rifugio, hai detto una cosa giusta, il loro, perché è tutto intestato alle associazioni, quelle di Ricordiamolo un'altra nessuno. volta, tutto quello che noi abbiamo acquistato è intestato all'associazione, non è nostro, è loro e di chi un giorno che noi ci fermeremo porterà avanti questo nostro sogno. Ricordiamocelo sempre che questa è una cosa molto No, importante. anche il Tutto, furgone, tutto quello che abbiamo tutto è acquistato, intestato a tutto loro. intestato a loro. Noi non abbiamo intestato niente, siamo arrabbiati molto diciamo anche un po' stanchi di stressati di sentire tante cazzate. Ma no, di sentire qualcuno che cerca di ostacolarci, invece di darci una spinta e darci una mano e venire qui ad imboccarsi le maniche per cercare di salvarvi un'altra goccia nel mare. E invece c'è qualcuno che cerca di rallentarci, Sì. di toglierci aiuti, di toglierci credibilità. Siete delle buffone. Il Poche risultato parole, i fatti contano. Guardate Teddy, serve tutto. tutto. Perché con tutti questi nuovi bisognerà vaccinarli, sverminarli, bisognerà alimentarli, svezzarli, bisognerà che abbiano coperte e uno spazio dove dormire. Servono cucce, servono cuscini morbidi, servono giochi, serve tutto. Quindi, Contribuite tutti, sì. soprattutto voi che chiacchierate tanto, volete farli stare meglio, mandate cose che possono essere utili, perché lì alla baraccopoli non potevano restare. Specialmente quando poi parlate e dite, ah, si bagnano, ah, questo, ah, non hanno la cuccetta, hanno la E lamiera. mandatela la cuccetta! Mandate, mandate che loro li mettiamo a E posto. senza quei video denuncia lì, senza che io renda conto di tutto quello che succede, nessuno ci crede. Loro credono che sono costruiti perché non sanno che la realtà qui è questa. I video denuncia servono delle cose, bisogna parlare e noi ne continueremo a parlare per sperare che il mondo del web
faccia cassa dell'insonanza e amplifichi la nostra voce e la diffonda anche dove c'è qualcuno che possa fare qualcosa per aiutare. No, poi un'altra cosa che è molto, molto importante, che dicono dovete prima chiamare le autorità, dovete chiamare il comune, finché noi chiamiamo tutti, lui era morto, cioè era già sepolto da un paio di giorni. Anche perché avremmo perso tempo e non sarebbe venuto nessuno. Quindi eccolo qua com'è, se questo... è da mangiare, lui, io lo voglio mangiare, di baci. Diciamo che ha 3 vaccini, è microchippato, e vaccinato, è tutto, sverminato, quindi anche pronto per partire. C'è qualche qualche cuoricino si innamora, è pronto. Non vi innamorate, cioè innamoratevi, ma non si fa. Lo facciamo partire subito, ok? E io parto con lui, però io non lo lascio. Ok. Signore, volete chiudere il nostro rifugio? Allora dopo lo mandiamo in canile, mandiamoli in un canile che sarà sicuramente meglio di come sta con noi. Vedete, come sempre, fatti parlano e voi fate ridere i polli. Quando noi diciamo siamo trasparenti, eccoli qua. I fatti, e questa è la migliore risposta a tutte le chiacchiere che state facendo. Ok. Ciao a tutti. Ciao. Ricordate che abbiamo bisogno di tutto e chi può aiuti. E questo ve lo chiediamo con il cuore, perché noi non vogliamo smettere di aiutarli. Ciao. Se lui è così, è grazie a voi. Ok, ciao. Guardate che bello. Mettiglielo là davanti, che abbiamo il telefono girato, non sappiamo quello che riprendiamo. Ma lui non è da mangiare, io lo voglio mangiare. Perché lui è una nuvola, è come lo zucchero filato. È un ciccione anche, Ciao, saluta tu. Ciao, un po' di baci sulla faccia, ma non fa niente. Ora andiamo al nostro lavoro. Ciao.